Buongiorno a tutti, benvenuti a questo incontro. Siamo davvero liete, e parlo al femminile perché, come vedete, qui la quota di genere maschile non è rispettata, però è così. Siamo davvero liete che abbiate accolto il nostro invito, un invito importante in una giornata, come sempre, meteorologicamente non favorevole, ma speriamo che quanto ci racconteremo oggi vi ripaghi della fatica che avete fatto a raggiungerci. Io comincio a presentare il tavolo di discussione. Io sono Loredana Garlati e sono prorettore per l'orientamento all'Ateneo Milano Bicocca, e insieme alle colleghe che sono sedute qui e alcune anche tra di voi, diamo vita alla commissione orientamento che si occupa specificamente di attività di orientamento. Per lungo tempo abbiamo pensato di orientamento nei confronti dei figli, ma ultimamente ci siamo accorti che questa attività di orientamento doveva forse riguardare anche i genitori. Io al tavolo con me ci sono la professoressa Elisabetta Camussi, la professoressa Laura Formenti e la dottoressa Stefania Milani, persone che sono coinvolte come educatrici e che si occupano, come la dottoressa Milani, responsabile dell'ufficio orientamento, e insieme a loro intavoleremo oggi una discussione. A me poche parole introduttive che partono da una considerazione personale. Io ho un figlio di 18 anni, maturità classica a giugno, e poi? Devo dirvi la verità che lo vedo, forse magari come i vostri figli, abbastanza perso, sconcertato e con la tentazione molto facile di seguire le orme dei genitori, papà e mamma, entrambi laureati in giurisprudenza, e di farlo semplicemente per comodità, per passività, perché è molto più difficile chiedersi che cosa voglio, perché questo implicherebbe porsi un altro interrogativo: ma io chi sono? E soprattutto chi vorrò o che cosa vorrò essere? In questi giorni la domanda che mi pone con più frequenza non è: tu cosa mi consigli, cosa pensi sia meglio, cosa ne pensi? Ma fa altri tipi di domande. Mi chiede: ma secondo te qual è il corso di laurea che mi darà maggiori opportunità di lavoro? E nei momenti di sconforto che vedo avvicinandosi la maturità sono sempre più frequenti, mi chiede: ma davvero vale la pena studiare, mamma? Ma vale ancora la pena che io faccia l'università, quando magari, fermandomi a un diploma di maturità classica, avrei la possibilità già di entrare nel mondo del lavoro? Che mi serve studiare se poi guadagnerò come chi prima di me è entrato nel mondo del lavoro, o magari io addirittura senza prospettive? E sono partita proprio da questo dato personale, perché, come vedete, io grandi risposte non ne ho. Ma le domande di mio figlio credo che riassumano bene il senso di questo incontro di oggi, che mi coinvolge in un duplice ruolo: come genitore, perché anch'io ho bisogno di capire come accompagnare mio figlio e i vostri figli e le vostre figlie nel delicato passaggio dall'età adolescenziale a quella adulta, e mi coinvolge come educatore: vale ancora la pena investire in cultura e scienza? Ad aiutarci a riflettere su questi due temi ci aiutano le colleghe che vi ho presentato e che sono intorno a questo tavolo, che sono esperte di educazione, formazione e orientamento. E lasciatemelo dire in qualità proprio di coordinatrice di questa commissione orientamento, lo dico con orgoglio ma anche con sincerità: questo è un florilegio di competenze che fanno dell'Ateneo Milano Bicocca forse uno dei pochi nella città di Milano, e mi spingerei forse a dire nell'intero territorio regionale, in grado di affrontare una tematica così complessa. Credo che siamo tra i pochi che hanno deciso di avviare un dialogo coi genitori, ritenendoli un punto importante da coinvolgere nelle scelte dei propri figli. È il secondo anno che la Commissione Orientamento ha organizzato questo incontro, con l'intento di ascoltare prima i genitori e poi di entrare in dialogo con loro, perché vogliamo tutti mettere in evidenza il ruolo fondamentale che i genitori hanno nel momento in cui i figli decidono di andare all'università, come è il titolo di questa iniziativa. Però io mi sono chiesta:
ma quando questi figli decidono di andare all'università o quando comunque fanno qualsiasi scelta, il ruolo del genitore deve essere di primo attore, di protagonista assoluto? Dobbiamo camminare a fianco dei nostri figli o davanti a loro? Credo che forse tutti voi avete la mia stessa tentazione di camminare davanti ai figli, lo facciamo in buona fede, a volte per proteggerli dai colpi della vita, per difenderli da loro stessi o dai loro stessi errori, per spianargli la strada e renderla più comoda. Ma davvero non corriamo così il rischio di essere noi a vivere la loro vita o, quel che forse è peggio, far sì che siano loro a vivere la nostra? Io poco tempo fa ho letto un articolo e vi anticipo già che userò spesso parole non mie, perché quando le parole sono belle non c'è bisogno di altre sovrastrutture. Un articolo che si intitolava così: Il bivio post diploma, lavoro o università, in cui si diceva: lavoro o università? A volte sceglie la vita, altre l'ereditarietà, poche volte la passione. Ragazzi disorientati, intelligenti e persi, non per colpa loro, immersi in un mare di consigli per la scelta, con luccicanti gadget di atenei griffati e pochi punti di riferimento importanti. Noi non abbiamo dato gadget griffati, qualche locandina così per conoscerci meglio. E certamente tra i punti di riferimento noi come commissione orientamento, l'ateneo, le strutture, le istituzioni scolastiche ci sono, ma sappiamo che il punto di riferimento più importante sono le famiglie. Eppure sentite come prosegue l'editorialista: gli studenti che terminano l'esame di maturità sono poco abituati a costruire, se non certezze per il proprio futuro, almeno a guardarsi allo specchio. Spesso prevale la decisione di seguire gli amici, non i propri reali interessi e la propria personalità. Eccessivo, poi, il peso delle famiglie, che nella maggioranza dei casi si affidano a convincimenti vecchi e superati dalla realtà attuale, diversa rispetto a quella delle passate generazioni. Eccessivo, il peso delle famiglie, poco abituati a guardarsi allo specchio. Questa frase, e non è solo un gioco di parole, ci aiuta davvero a riflettere. A tutto questo si aggiunge oggi un altro, lasciatemelo dire, carico da 90, cioè questa crisi economica che ci investe. Per cui si sposta la domanda: genitori e figli non si interrogano più su quale corso di studi seguire, ma vale ancora la pena studiare? Vale ancora la pena fare l'università? Se siete stati attenti, e se siete qui vuol dire che siete genitori attenti, non c'è quotidiano in questi giorni che non abbia dedicato ampio spazio e lanciato un grido d'allarme al tracollo degli iscritti all'università, evidenziando che l'Italia è sotto la media nella fascia 30-34 anni e sotto la media dei laureati europei, 19% contro 30. 19% contro 30. E l'obiettivo che l'Europa invita a raggiungere è il 40%, 19% contro 40. Il calo delle iscrizioni mostra una scarsa fiducia che le famiglie, che sono poi, diciamocelo, i principali finanziatori dell'università dei propri figli, mostra nello studio come mezzo di avanzamento, tanto più in un periodo di difficoltà come questa, in cui ci si chiede se davvero il sacrificio che tutta la famiglia è chiamata a fare, genitori e figli, i figli studiando e i genitori sostenendo le spese, possa poi avere un adeguato proporzionale beneficio o ricompensa nel futuro. Devo dire che, pensando a questo incontro con voi, ho fatto un po' un giro sui social network, su internet, per vedere un po' cosa ne pensassero i ragazzi. È vero quello che vi dico, uno scambio di battute che ho trovato di una ragazza che lanciava questa domanda. Vi ricordate, l'editorialista diceva i ragazzi hanno pochi punti di riferimento. Questa ragazza lanciava questa domanda nel vuoto, non ai genitori, non ai propri docenti, non all'università, non agli amici, su internet, nello spazio, gente che non conosceva, in cui diceva: secondo voi, un voi generico, in questi tempi di crisi, conviene andare all'università o meglio trovarsi un lavoro qualsiasi? Piovono le risposte. Uno dice: anche se non ci fosse la crisi, non servirebbe nulla andare all'università, studiare non serve a niente.
un altro concorda: la laurea non vale più nemmeno i soldi spesi per ottenerla. Chi ha iniziato a lavorare a 18 anni adesso prende più o uguale a un laureato come paga, forse studiare un po' di più gli sarebbe servito, va in pensione prima e secondo me ha fatto pure bene. E via di questo passo. Ma abbiamo una testimonianza su un quotidiano di ieri che più di tutte mi ha colpito. Una giovane da maturità da record, premiata dal presidente Napolitano come fra i 25 migliori diplomati in Italia, decide per scelta, lei dice, non per impiego, di non fare l'università, di abbandonare gli studi e di accettare un contratto triennale da apprendista per 850 euro al mese, con questa motivazione. Non dico che l'università sia una perdita di tempo, ma insomma, temevo di finire parcheggiata in aula in attesa di chissà che cosa. Ma scopriamo che da bambina voleva fare l'astronoma. Che cosa ne sono dei sogni di quella bambina? E può il nostro paese permettersi di rinunciare ai sogni dei nostri ragazzi? Può permettersi di rinunciare a un'astronoma, e che ne sappiamo nella vita, magari una novella Margherita Hack, per 850 euro al mese? Se la risposta è sì, secondo me c'è qualcosa che non va. Che ne sarà del nostro paese se tanti giovani in gamba scelgono di non investire sul loro e sul nostro futuro? La ragazza intervistata ha ragione su un solo punto. Lo ricordava Beppe Severgnini un po' di tempo fa. Le università sono laboratori per il cervello, non parcheggi per natiche stanche. Se questo è vero, bisogna avere voglia di fare e avere voglia di investire. È però la visione a breve periodo che questi giovani mostrano che mi sconcerta. Se una ragazza, e diciamocelo, e non perché questo tavolo è fatto da donne, lo dicono i dati statistici, quando le ragazze accedono all'università sono le più tenaci e le più brave. O se un ragazzo ha voglia di studiare ed è portato per gli studi, non deve farsi spaventare. Per il bene suo, e non è retorica, per il bene di tutto il paese. L'università è un investimento su noi stessi. Prima ancora però di pensare alla laurea come a un ascensore sociale, o prima di capire che quando parliamo di retribuzioni non dobbiamo guardare alla retribuzione immediata, dobbiamo pensare che all'intera vita lavorativa, e la laurea forse consente uno sviluppo nella vita lavorativa, occorre pensare forse qualcosa di più forte. Occorre cioè pensare che c'è necessità di elevare il grado culturale dell'intera nostra nazione, perché se vogliamo un futuro migliore, e scusate, forse se vogliamo un futuro, dobbiamo avere menti in grado di pensare, di costruire, di progettare, di curare, di sperimentare, di trovare nuovi rimedi per le nuove malattie, di abbattere le frontiere della scienza, di istruire altre menti, di scrivere per far aiutare gli altri a riflettere, di difendere la legalità e fare delle buone leggi, di aiutare e contribuire allo sviluppo di una coscienza critica e civile, di trovare un rimedio per uscire da questa crisi che, secondo me, questo è il mio pensiero, non è solo economica, ma è anche morale, di valori e di idee. Concludo con parole non mie, che lascio a voi. Mi sembrano così belle che io non voglio deturparle con altre interpretazioni. Se usciremo mai da questo pantano, sarà per merito dei nostri ragazzi. Ivano Fossati ha cantato la fortuna di vivere adesso questo tempo sbandato. Un'affermazione poetica e paradossale, ma corretta. Non sono infatti le difficoltà ad affondare le generazioni, gli imperi, le società, le famiglie. Sono invece i vizi, l'arroganza, la sufficienza, la falsità. Non è un attenuante per la nostra generazione, ma potrebbe essere una piccola consolazione per i nostri ragazzi, quelli che rifaranno l'Italia. E allora aiutiamoli a non arrendersi, aiutiamoli a crederci, aiutiamoli davvero, in maniera giusta, forse anche con qualche sacrificio in più, a ricostruire quest'Italia che ne ha tanto bisogno.